Grazie. Ciao mister, ho definito la tua squadra una squadra che ha veramente i coglioni, in maniera un po' forte, però secondo me rende l'idea. Sì, sono d'accordo, però è un po' quello che ci contraddistingue, li ha avuti anche con un po' di fortuna giovedì, alcuni li ha avuti nella ripresa contro l'Arbachena, oggi devo dire che però ci abbiamo messo tanto altro, perché oggi siamo tornati in parte quelli di qualche settimana fa, sono soddisfatto soprattutto dal punto di vista fisico, soprattutto su alcuni giocatori che infatti poterli cambiare anche in settimana, ho rivisto veramente alcune cose pregevoli, qualcosa abbiamo rischiato ma abbiamo creato anche diverse occasioni da gol per poter raddoppiare, comunque abbiamo sempre avuto la forza di controbattere e mai di subire l'avversario, anche quando ha messo tutti gli attaccanti a disposizione e si è spinti in avanti pur senza tenerci là tanto tempo, ogni volta che recuperavamo la palla siamo stati molto bravi a ripartire, avevamo forza, avevamo qualità per farlo. La prima sconfitta della Lucchese fuori casa testimonia la qualità di questa squadra comunque. Sì, qualità di questa squadra, che poi anche dal punto di vista offensivo soprattutto è una squadra che ha segnato veramente tanto e non ha subito particolarmente più di noi, quindi i numeri erano molto simili, sui gol fatti, sui gol subiti e comunque anche a livello di punti, considerando che la penalizzazione che hanno avuto, prima della penalizzazione, maxi penalizzazione che hanno avuto, avevano un rendimento eccezionale vicino al nostro, poi chiaramente un po' anche a livello morale può darsi che qualcosa abbiano pagato, però è una squadra molto solida, molto forte, ha pareggiato contro tutte le prime anche fuori casa, quindi per noi è stato un grande risultato. Riguardate tutti dall'alto al basso, è chiaro che è molto presto fare qualsiasi ragionamento, però è sempre meglio essere là in alto. Vabbè, oggi era fondamentale per noi vincere e fare punti, poi gli altri risultati hanno detto che siamo tornati davanti, ma è un campionato super equilibrato, le corazzate che dovevano essere al posto nostro comunque si stanno pian piano, alcune si stanno riprendendo, vedi Siena, vedi Novara, e in mezzo stanno già facendo un mercato sontuoso un'altra volta, vedi Gonzales, vedi, quindi sappiamo benissimo che il campionato è lunghissimo e questo non ero preoccupato quando eravamo terzi dietro Arezzo e Carreggio, non sono sicuramente esaltato adesso perché è troppo complicato, comunque l'importante come hai detto tu è meglio essere lì che di seguire. Adesso prima di Natale si va ad Olbia, una squadra che quest'anno è più in difficoltà rispetto al solito, ma è una squadra che in casa fa sempre bene. Sì, le sarde, diciamo così, che in casa, vedi Arzachena ha conquistato tutti i suoi punti, che sono 15, che sono 16, 15 punti, credo, tutti in casa. L'Olbia uguale, i campi là sul loro campo si trasformano, hanno comunque qualità soprattutto a livello di giocatori offensivi, e noi comunque l'abbiamo sempre sofferta in casa, l'abbiamo sempre sofferta, quindi è una partita, non dico stile Cuneo, però comunque non ci andremo molto lontano.